dal 98 al 2008, per 10 anni circa, la nautica nel mondo, in particolare quella italiana, si è quasi decuplicata, è cresciuta tantissimo. Nel 2008 c'è stato il crollo, la crisi economica mondiale, che è durata in tutto il mondo 3 o 4 anni. In Italia e in particolare nel settore della nautica questa crisi si è allungata dal 2011-2012 fino al 2015 a causa delle leggi nefaste del governo Monti. Molti cantieri sono falliti, non solo in Italia, in Inghilterra, in America, ovunque. In questa fase con la San Lorenzo l'impresa impossibile è stata quella di mantenere il fatturato, non fare un giorno di cassa integrazione, non perdere un dipendente. Per me è un fiore all'occhiello non aver perso un dipendente, non aver fatto un'ora di cassa integrazione. Licenziare in quel momento voleva dire per molte famiglie perdere il lavoro, perché non è che lo si ritrovava il giorno dopo. E questa è stata la missione impossibile. Oggi questo risultato mi ha permesso nel 2015-2016, quindi in anticipo rispetto a tutti i miei concorrenti, di tornare a crescere. Noi dal 2015 al 2018 abbiamo raddoppiato il fatturato in 3 anni. Le barche vengono acquistate con una scelta emozionale, emotiva e non di ragione, quindi col cuore e non con la testa. Quando lei sceglie col cuore, sceglie il bello. L'italiano, l'Italia, il Made in Italy ha una storia di secoli e quindi ha nell'immaginario di un cinese, di un russo, di un sudamericano il riferimento Italia, bellezza, gli italiani sanno costruire le cose belle. Questo ci ha aiutato tantissimo nel Made in Italy. Nel momento in cui i cantieri sono andati molto in crisi, i pochi compratori di barche volevano garanzie bancarie e le banche non erano così disponibili a dare garanzie. Sacci ci ha aiutato ad integrare la quantità di credito di firma che noi avevamo con le banche per poter procedere e vendere ai nostri clienti. Non solo, penso che ancora più importante è stato il ruolo di SACE per aiutarci a finanziare l'indotto. Piccole aziende che hanno molta difficoltà ad accedere al credito. Ecco, con SACE noi abbiamo un programma di circa 40 milioni di euro con cui SACE finanzia e quindi fa uno sconto di fattura ai nostri piccoli fornitori.